Ciao bimbi, buongiorno a tutti. Allora, io sono Anna di Crescere Insieme e oggi con me faremo un'attività molto molto divertente. È un'attività anche abbastanza non complicata, però che sicuramente ci aiuterà a sviluppare ancora di più la nostra manualità fine. Questa attività si chiama i travasi con i tappi. Adesso vi dico di che cosa abbiamo bisogno. Allora, guardate, una bacinella, abbiamo bisogno di tappi di diverse dimensioni e diversi colori. Se a casa ovviamente mamma ha i tappi, non lo so, del detersivo, di qualche bottiglia, prendete tutti i tappi di cui avete a disposizione. Poi abbiamo bisogno di un'altra bacinella piccola o un contenitore, quello che avete a casa, non vi preoccupate. Poi abbiamo bisogno di due stecchette, in questo caso si chiamano abbassalingue, o potete utilizzare, non so, anche delle cannucce un po' più rigide. Io in questo caso avevo le stecchette e utilizzo queste. E poi prendete anche un mestolo, il mestolo da cucina. Ok, avendo a disposizione tutte queste cose, possiamo iniziare la nostra Come vi dicevo prima, attività. questa attività, cari bimbi, è molto importante per la nostra manualità fine. E anche perché ovviamente noi sviluppiamo molto anche quella che è la coordinazione oculomanuale, è importante. Allora, che cosa facciamo? Il primo passaggio è mettere l'acqua in questa bacinella, quindi possiamo fare i nostri semplici travasi. Magari avete una bottiglina, lo potete fare con una bottiglina, quindi versiamo l'acqua. Ok, e cerchiamo di riempire la nostra bacinella. Poi all'interno della bacinella ci mettiamo tutti i tappi di cui vi parlavo prima. Guardate, i nostri tappi ovviamente galleggiano sull'acqua. Piccoli, grandi, come ce li avete, non vi preoccupate. Anche di diversi colori. Eccoli qua, li ho messi tutti. Adesso che cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto travasi con i tappi, quindi dobbiamo prendere i nostri tappi. Per i più grandi del nido utilizziamo le stecchette. Guardate, dobbiamo cercare attraverso la concentrazione, magari fatevi aiutare da mamma o da papà o da qualche fratellino, di prendere i nostri tappi e di metterli in questo contenitore. Guardate come fa Anna. Allora, cerca di prendere il tappo, guardate, guardate, faccio uscire un po' d'acqua e lo metto nel contenitore. Poi cerco di prendere un tappo più piccolo e di metterlo nel contenitore. Avete visto? Quindi attraverso le stecchette noi possiamo prendere i nostri tappi dalla bacinella e poggiarli nel contenitore. Questo, come vi dicevo prima, va bene per i bimbi più grandi del nido. Per i bimbi più piccoli possiamo utilizzare il nostro mestolo, quello di cui vi parlavo prima. Allora, prendiamo i tappi, facciamo scendere un po' d'acqua in eccesso e la poggiamo sempre nel contenitore. E così facciamo con tutti i tappi che abbiamo nella bacinella, i piccoli, i grandi. Quindi i più piccoli del nido si possono divertire e anche rilassare, perché l'acqua è importante anche per rilassarci. Così facciamo e svuotiamo la nostra bacinella di tutti i tappi che abbiamo riempito. È un'attività molto molto divertente. Allora, bimbi, Anna vi dà un abbraccio e un bacio e ci vediamo nella prossima attività. Ciao bimbi!